Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. ANM è giunta a rischio scioglimento, si dimettono il presidente Luca Poniz di Aria e il segretario Giuliano Caputo di Unicost. All'ordine del giorno del comitato, durato quasi 10 ore, c'era la mozione di Magistratura Indipendente sull'anticipazione delle elezioni per il rinnovo dei vertici da ottobre a luglio e le modalità del voto telematico. Ma l'assemblea del Toghe, che è stata teatro di una polemica tra i gruppi sulla questione delle nuove intercettazioni, apparse nei giorni scorsi sulla stampa, sono emerse appunto dagli atti dell'inchiesta di Perugia. Autostrade, il Movimento 5 Stelle dice giustizia sia fatta, ora avvia la concessione. Il Ministero dice dossier a Conte, no ultimatum da Atlanta. L'azienda replica non è un ricatto, vogliamo risposte. Scontro su autostrade dopo il CDA di Atlantia di venerdì sera. Il viceministro Cancelleri ha detto via la concessione alla De Michele e alla De Michele ha detto abbiamo solo perso tempo. Il Ministero respinge le accuse e in serata l'azienda replica 9 lettere da gennaio, investimenti 10 volte il prestito. Coronavirus, altri 119 morti, stabili i nuovi contagi, 669, 1 su 3 in Lombardia. Gallera dice 108 sono operatori sanitari e ospiti di RSA. Da inizio emergenza sono 32.735 le persone morte con il Covid. Calano 8.695 i ricoverati con sintomi, di cui 572 in terapia intensiva. Dopo la Lombardia e il Piemonte, la regione che conta il maggior numero di nuovi positivi, 60 che portano il totale a 30.137. Seguono l'Emilia-Romagna, la Liguria e il Lazio. Nessun nuovo caso a Bolzano, in Valle d'Aosta, in Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Coronavirus, il sindaco di Brescia chiude la movida per il weekend, distanze non rispettate, mascherine sotto il mento, aggrediti i due vigili. Gente in piazza, distanze non rispettate, mascherine tenute sotto il mento. Nella città lombarda, tra le province più colpite, è scattato l'allarme nel primo venerdì dopo la riapertura. Il presidente della Lombardia ha detto pronti a nuove restrizioni. Corruzione e sconto per l'acquisto di casa Vista Colosseo per il figlio, indagato il presidente di Fintecna, Cassa Depositi e Prestiti. Sono queste le accuse mosse al generale manager Vincenzo delle Femmine nell'ambito dell'inchiesta Cassandra, portata avanti dal PM Alberto Pioletti e dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. In cambio l'indagato, secondo l'accusa, avrebbe promesso una spinta per far trovare un lavoro più remunerativo alla compagna di un dirigente del MEF. L'inchiesta è la medesima che vede coinvolti l'ex presidente e due manager della Philips Morris Italia. Notizie da Napoli e dalla Campania. Bimbo muore annegato a Varcaturo, grave incidente d'auto per il padre. L'uomo stava tornando in ospedale con l'altro figlio, fortunatamente illeso, è rimasto coinvolto in un incidente sulla statale ed è in codice rosso. Poche ore prima il figlio di 4 anni era morto annegato in piscina. Poteva ampliarsi in modo esponenziale la portata della tragedia avvenuta a Varcaturo. Il bambino di 4 anni è annegato appunto nella piscina di casa ed è morto. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo sarebbe caduto dalla finestra della propria cameretta direttamente in piscina. Su Rai 3 un omaggio a Edoardo De Filippo a 120 anni dalla nascita. Ricorre oggi il 120° anniversario del grande intellettuale partenopeo morto nel 1984. Un documentario di Simona Fasulo e Nicoletta Nesler con rare interviste e apparizioni TV. Avrebbe compiuto oggi 120 anni Edoardo De Filippo, immenso drammaturgo napoletano, attore, regista, sceneggiatore, poeta. Una vita di sacrifici e di gelo, così si fa il teatro, così ho fatto. Ma il cuore ha tremato sempre, tutte le sere. L'ho pagato anche stasera, mi batte il cuore e continuerà a battere anche quando si sarà fermato.
raccontò questo durante il suo ultimo discorso pubblico nel 1984. Nell'ottobre di quell'anno Eduardo morì. Manifestazioni in Piazza Dante, disordini in pieno centro, tra ferugli tra forze dell'ordine e manifestanti di centri sociali e disoccupati, sono avvenuti poco prima delle 16.30 nel centro di Napoli durante una manifestazione indetta dal centro sociale Iskra e dal movimento disoccupati 7 novembre e dal Sicobas. I disordini si sono verificati all'altezza di Piazza Spirito Santo, dove 200 distaccatesi dalla manifestazione principale hanno provato a raggiungere Piazza Municipio improvvisando un corteo. 3 agenti sono rimasti feriti dagli oggetti lanciati dai manifestanti. Notizie da Treviso e dal Veneto. Un'isola igienizzante per entrare nei luoghi chiusi. Il box realizzato da Faram di Giavara del Montello sanifica persone, abiti e oggetti grazie all'azione degli ioni d'argento. Si può installare all'ingresso dei siti più affollati come aeroporto, ospedali e musei. Treviso, la mototerapia sui colli UNESCO per disabili e malati oncologici. Una mamma commossa racconta la giornata col campione di freestyle. Ha detto: con l'aiuto di Vanni Odera, mio figlio ha superato anche le sue paure. Coronavirus a Treviso, boom di vendite delle biciclette, più 50%, bonus e nuove norme, e appunto c'è stato l'assalto ai negozi. Comunque le bike, le city e gravel sono le più richieste. Si avvicinano anche fasce di ventenni mai viste prima e tantissimi over 60. Ritrovo tra amici in barca, 14 giovani multati a Venezia, ci sono anche trevigiani. Il gruppo di cui facevano parte anche veneziani e padovani si era riunito per un tour di locali e stava rientrando in albergo. Nei loro confronti sono state emesse multe per 6.000 euro. Fermata in auto con oltre 2 kg di marijuana, 24enne finisce agli arresti domiciliari. Una 24enne di Bassano del Grappa è stata arrestata mentre cercava di fuggire in auto ad un controllo dei carabinieri. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Lignano Pineta si prepara al meglio per la stagione. Sabato 30 maggio la spiaggia sarà pronta ad accogliere gli ospiti all'insegna della sicurezza. Pronti a ripartire con la nuova stagione balneare che a Lignano Pineta inizia appunto sabato 30 maggio. Quella ormai alle porte sarà per tutti, turisti e operatori, un'estate diversa, ma quel che è certo è che sull'arenile di Lignano sarà all'insegna della sicurezza. Centauro fuori strada a Montecroce, grave incidente stradale nel pomeriggio poco prima del 17 lungo la regionale 356, grave incidente, come dicevamo, appunto nel tratto che collega Attimis con Nimis in località Montecroce. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti per rilievi e viabilità, il conducente di una moto ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato malamente sull'asfalto riportando importanti lesioni. Auto si cappotta sulla Pontebana, è successo a Moggio Udinese, coinvolti una donna di Venzone di 51 anni e 2 ragazzi della Valtorre. Alle 13.30 la pattuglia della stazione dei carabinieri di Moggio Udinese è intervenuto lungo la strada statale 13 Pontebana all'altezza della progressiva chilometrica 173 più 500 nel comune di Moggio Udinese, dove si era verificato appunto un incidente. Coseano preso il vandalo del cimitero, un uomo del posto che si era accanito contro numerosi monumenti funebri. I carabinieri della stazione di Fagagna, a conclusione di un'attività investigativa eseguita a seguito della denuncia presentata lo scorso mese di febbraio dal sindaco del comune di Coseano, David Asquini, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per vilipendio delle tombe un uomo di 42 anni del luogo che in più occasioni nel cimitero della frazione di Cisterna aveva danneggiato diverse lapidi di sepolture di bambini deceduti tra gli anni 40 e 50 e numerosi monumenti funerari.
Spacciavano eroina anche nelle pile stilo, arrestati due udinesi. Li hanno pizzicati i carabinieri della compagnia di Gorizia durante un normale controllo vicino al confine con la Slovenia. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gorizia hanno arrestato due giovani udinesi sorpresi appunto in flagranza con un significativo quantitativo di droga. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.